Salve a tutti, sono Arianna Leonardi, giornalista del gruppo Digital 360. Qui con me c'è Stefania Di Cristoforo. Buongiorno. Strategic Partnership Market Leader di IBM Italia. Oggi vogliamo parlare proprio della collaborazione tra IBM e Microsoft. In cosa consiste e perché è così importante? Allora, io faccio un po' un passo indietro, vado a circa 10-12 anni fa, quando si cominciava a parlare di digitalizzazione. Uscì un articolo sull'Harvard Business Review in cui due analisti dicevano che la digitalizzazione avrebbe cambiato un po' la struttura dei mercati, e venendo al mercato dell'IT diceva appunto che da una struttura di mercato a layer, spesso che non si dove ogni layer non si parlava con quello successivo e quindi una inefficienza poi nella catena del valore particolarmente elevata, si sarebbe passato ad un mercato cosiddetto mille foglie, dove al cuore ovviamente c'era l'esigenza del cliente e attorno i confini diciamo tra i vendor, ma anche i confini di collaborazione con gli stessi clienti sarebbero stati appunto decisamente più labili e soprattutto nel tempo sarebbero mutati molto velocemente. IBM ha colto perfettamente quello spirito, se vuole era un po' l'antesignano del passaggio dalla competizione pura alla co-petition tra i diversi attori del mercato, e quindi si è aperto ad un ecosistema di partner molto importante, investendoci tra l'altro ingenti capitali con l'acquisizione di società che in qualche modo fossero già cloud native e abituati a lavorare in una logica di ecosistema, laddove l'obiettivo principale è quello poi sostanzialmente di dare un maggior valore al cliente finale, dove il venditore di tecnologia, in questo caso Microsoft, e l'IBM soprattutto nella sua organizzazione di IBM Consulting, quindi focalizzata sui processi e sulle competenze di industry, insieme appunto a partner tecnologici riescono a dare il giusto valore al mercato. Ancora di più IBM si posiziona come leader nel mercato dell'hybrid cloud, lo dice la parola stessa, non è un cloud ma sono tanti cloud, e quindi da questo punto di vista la collaborazione con Microsoft era sicuramente un passaggio importante della nostra strategia. Ecco Stefania, probabilmente l'hai già accennato in questa prima risposta, ma quali sono in concreto poi le opportunità che derivano anche per i clienti da questa co-petition, come l'hai definita prima? Allora, IBM è al centro ed è un elemento abilitante di quella che è la strategia di trasformazione dei clienti. Ha delle competenze di industry, ha delle competenze di processo, come dicevo prima, si pone in una logica di collaborazione di ecosistema, ha ovviamente le proprie tecnologie su cui far leva, ma utilizza tutti questi ingredienti in modo sapiente, lasciami dire, per soddisfare effettivamente le esigenze specifiche di quel cliente particolare. E tra l'altro all'interno di un momento storico che il cliente sta vivendo, per cui nulla vieta che oggi si parte un po' come dicevamo stamattina con un cliente che è stato nostro ospite, si è partito con un engagement molto limitato nel tempo, con un'evoluzione anche con delle esigenze che sono cambiate. E quindi come azienda siamo stati in grado di accompagnare mettendo le giuste tecnologie e i giusti ingredienti nel momento preciso in cui queste occorrevano. Certo, perché poi mettere al centro il cliente significa proprio seguirlo poi nell'evoluzione delle sue esigenze, quindi da progetto nasce altro progetto. Esattamente. Ecco, ci faresti un esempio di un caso concreto che avete sviluppato insieme a Microsoft? Citavo prima il cliente che è stato qui con noi, sicuramente Campari. Campari ha adottato in modo importante la tecnologia Microsoft, che è una tecnologia che ci consente di avere una piattaforma end-to-end, scalabile, flessibile, su cui ovviamente come IBM siamo andati a far leva. Siamo andati a far leva per costruire che cosa? Per utilizzare la tecnologia in modo fine a se stesso? No, per costruire un progetto di valore che soddisfacesse quelle che erano le esigenze appunto specifiche attraverso la Digital Factory in quel momento del cliente, che era cioè strutturare e migliorare quella che era la relazione con non solo i propri clienti ma anche con tutto l'ecosistema, se vuoi, di partner che Campari stesso ha. E quindi da questo punto di vista, tecnologia abilitante, conoscenza di processi, di industria, abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro che in modo
agile, scalabile, flessibile e non ultimo sicuro, consentisse poi a Campari e a tutti i partner che ruotano intorno a Campari di massimizzare l'efficacia e l'efficienza della propria relazione con il cliente finale. Certo, perché oggi al Made in Digitali, l'abbiamo ripetuto veramente tante volte, la tecnologia da sola non basta, servono poi quelle competenze di dominio che stavi appunto raccontando tu per mettere a terra una soluzione che risponda alle esigenze vere e reali del cliente. Guarda, cito in 30 secondi una battuta che mi ha colpito molto oggi, è stata detta e cito un filosofo che dice: il digitale non è tecnologia, ma il digitale è un modo di abitare e vivere questo pianeta, come consumatori, come individui e come professionisti. Certo, speriamo che la tecnologia ci aiuti ad avere un mondo migliore. Questo sicuramente. Grazie. La dobbiamo saper utilizzare. Assolutamente sì. Con la consapevolezza riusciremo anche ad arrivare a questo obiettivo. Ti ringrazio, Stefania. Grazie. È stato un piacere, grazie.